È una sentenza storica perché finalmente afferma che la nostra democrazia, il nostro Stato, sceglie di non far prevalere il maschile rispetto al femminile e che quindi c'è una, davvero una pari possibilità e pari opportunità per le donne e gli uomini di poter portare avanti la propria identità biografica attraverso il cognome. Auspico davvero che da questo punto di vista il Parlamento proceda nel più breve tempo possibile a dare conclusione a un iter di approvazione di una legge che vada a regolamentare quanto la Corte ha affermato con grande chiarezza. L'ho sollecitato da più tempo, penso che davvero sia oggi arrivato il momento per non procrastinare oltre.